Oh. Ciao, ancora presto. Ciao Ilaria. Oggi farò una cosa che mi mette un sacco in imbarazzo, ossia mettermi a fare una diretta con un allenamento online a Salvini, per intenderci, dove mi metto a parlare con il telefono e però sto parlando con voi. E bene, c'è un po' di gente collegata. Ciao Cinzia. Oggi facciamo un allenamento sempre contro resistenza. C'è un po' di gente qua attorno, quindi sentirete vociare, però vabbè. E non, oggi, in questi giorni qua al lago, ha riaperto tutto, quindi fortunatamente si è tornati a godersi un po' di natura. Va bene, allora, oggi facciamo allenamento sempre intenso, andiamo a migliorare la forza, andiamo a potenziare le gambe e quindi la parte inferiore, la parte superiore del corpo. Andiamo sempre a lavorare sul core. Io utilizzerò gli elastici, voi potete utilizzare o gli elastici come li uso io, oppure un pesetto alla vostra portata. Potete usare anche una bottiglia d'acqua da 1,5 litri, e quindi attrezzi molto semplici, però un peso, un sovraccarico è consigliato. Poi oggi utilizzerò della musica mia, che oggi mi sono messo lì a comporre, visto che tutte le volte mi bloccano sempre gli audio, mi bloccano i Tabata Songs, mi bloccano tutto. Oggi mi sono preparato un po' di musica, sono composto con GarageBand e sono 14, sono due, anzi il circuito è da 14 minuti, lo faremo due volte con 15 minuti di lavoro e 45 secondi di lavoro e 15 secondi di riposo, ok? E bene, che ore sono? Sono le 18:30, diciamo che possiamo anche iniziare, non servono sedie, lavoriamo completamente a corpo libero, tranne che con l'uso di un carico, di un peso, un pesetto, oppure gli elastici. Ok. Allora, iniziamo con il riscaldamento. Guardate, se volete vi metto già subito sulla musica, così facciamo un riscaldamento anche con un po' di musica. Sì, però. Allora, corso sul posto. Dietro.
Cracking Jack. Up. Più avanti. Ciao Alberto, Barbara, ciao, oddio non mi ricordo più il nome, Brocco Baldo, ciao Nicolò, Nicolò che dice buonasera. Ok, avanti, avanti, indietro, indietro, squat, avanti, avanti, dietro, dietro, un altro, un altro, un altro, e squat, avanti, destro, sinistro, destro, sinistro, squat, ora, uno avanti, indietro, incrociato, e squat. Ancora avanti, dietro, sotto e squat, ok, via, destro, sinistro,
portato. Si comincia. Uno, due, tre, quattro. Sinistro, sinistro, sinistro e squat. Ancora destro, dietro, incrociato e squat. Sinistro, dietro, incrociato e squat. Ok, abbiamo mosso un po' le anche, grandi tutti. Continuiamo con lo squat, continuiamo a scaldarle anche, prendiamo anche in rotazione, iniziamo a scaldare anche il bacino, ok? Sentite, sì, qua tagliando l'erba, no, non so che cosa sta facendo, ma fanno un casino da mare. Forza, di squat, terra, in alto, terra, in alto, giù, su, giù, su. Ancora, ancora, su, giù, su, giù, su, ora, gambe, gambe in mezzo al braccio, sinistra e in alto, ancora, destra, sinistra, ora affondo e torsione, affondo e torsione, affondo e torsione, ancora ed un altro, ok, questo è il posto. Ancora jumping jack, braccia avanti e laterale, avanti e laterale, ok, oh, iniziamo l'allenamento. Allora, lavoriamo sempre di allora non seguiamo il classico Tabata, ma seguiamo il, facciamo questa sorta di AMRAP da, oddio, non mi ricordo da quanti minuti è, 14. Sì, facciamo questo AMRAP di 14 minuti, adesso ricordarmelo a memoria sarà impossibile. Iniziamo con uno squat, anzi squat jump che ci piace di più. Dopo lo squat jump ne facciamo, quanti ne facciamo di squat jump? 10. 10 squat jump, poi facciamo 5 split a fondo saltato e 5 sulla destra e 5 sulla sinistra in alternato, quindi in tutto ne facciamo 10, 1 destro, 2 sinistro, 3 sinistro, 4 sinistro. Poi facciamo, ci spostiamo dalle gambe e andiamo sulle spalle, questo e ne facciamo 5. E poi subito dopo andiamo proprio a sfondare più bene le spalle con i piegamenti, ok? Quindi squat jump, anzi facciamo, sì, va, andiamo a toccare per aria, poi split, ok? Poi shoulder press al contrario, poi push up. Okay.
abbiamo elastico sotto i piedi, pressione da rematore. Ok, facciamo un po' di trazioni. Se avete i manubri uguale, solo che fate con l'elastico. Se avete un manubrio solo, i manubri si vendono sempre a coppie. Se avete una kettlebell sola, prendetela per un corpo, prendetela per il manico e tirate. Ok, trazioni, sentite bene, abbracciate bene le spalle e sentite a tirare sia con i dorsali e con il trapezio. Quindi, e se non vogliamo mettere un addominale dopo, e sì, alla fine andiamo con torsioni, quindi plank. Ok, vediamo se me li ricordo tutti, tanto ve li dico io, squat jump, ne facciamo 10, split, altri 10, poi 5, poi prendiamo l'elastico, 10, poi plank, contorsione. Ok, dai. Bene. Allora, siete pronti? Prendetevi da bere, prendete quello che vi serve. Ciao Michele, ciao Massimo, ciao Andrea, ciao Alberto, dai, forza, forza. Qua ci siamo scaldati e stiamo iniziando col workout. Dopo il workout, una bella oretta di corsa. Ok, che domani mi aspetto un bel test di conconi. Ci arrivo bello spompato. Ok, pronti? 10, 9, 8, 7, 6. Si inizia con squat jump. Tanto ve li dico tutti, se me li ricordo. Pronti? 3, 2, 1, via, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palle, 5, 1, 2, 3, 4, 5, push up, altri 5, se non ce la fate allargate le gambe, se non ce la fate neanche con le gambe allargate, ginocchio, 1, 2, 3, 4, pure meglio se lo fate così, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, plank contorsione, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, di nuovo stop jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Split. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spinte. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mamma mia, sono così tanto da usare che finirò l'allenamento gonfio. Cinque. Uno, due, tre, 4, 5, elevatore, uno, due, tre, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Plank, contorsione. Uno, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, con jump. Uno, due, tre, quattro, cinque, push up. Uno, due, tre, quattro e 5. Plank, contorsione, 4 treni, taglia erba. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 e 10. Ok, di nuovo squat jump. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Split. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Press. Via. Uno, due, tre, quattro e cinque. Madonna, sono tutte da me, mi sono già, davvero. Un po' mi sposto sulla sabbia. Push up. Uno, due, tre, quattro e cinque. Plank, contorsione. Uno, due, tre, quattro, sì, mi sono scordato il rosso, dopo lo facciamo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddio. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E riprendiamo lo squat jump. Ok, altri due giri, dai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Split. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piegamenti. Uno, queste sono spinte. Due, tre, quattro e cinque. Push up. Uno, due, tre, quattro e cinque. Row. Quattro, cinque, sei,
7, 8, 9, 10. Plank, contorsione. Mi mangerò le zanzare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ultimo giro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Split. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Spinte. Uno, due, tre, quattro e cinque. Push up. Uno, due, tre, quattro e cinque. Row. Forza, gli ultimi due esercizi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok. Plank, contorsione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Wow. Ok, e questo AMRAP di 14 minuti è andato. Ora non facciamo un altro AMRAP di 14 minuti, se no morite, o lo facciamo, perché allora il secondo lo voglio fare, il secondo circuito ci metteremo dentro un push up con una zanzara gigante sul telefono. Sì, qua arrivo davvero a casa gonfio. Allora, nel prossimo circuito ci mettiamo dentro un burpees sicuro, ci mettiamo dentro un crunch sicuro e ci mettiamo dentro il leg curl sicuri. Ehi, qua stanno arrivando di tutte le notifiche da tutte le parti, quindi facciamo
Allora, rimettiamo dentro. Tabata workout, che dovrei averci qua. Tabata songs. Sì, che poi lo sostituirò perché non so se ho quelli da 20 secondi. Vediamo, intanto che io cerco la musica, voi bevete. Allora. Garage Band. Vediamo, questo da quant'è? Tabata. Ah, questo dovrebbe essere. Vediamo se riesco a farlo partire. Altrimenti ci penso io. Allora, facciamo 20 secondi. Vedi, impossibile. Facciamo Tabata 20-10. Quindi 8 esercizi, 4 minuti. Facciamo 4 minuti belli intensi facendo burpee e come si chiama? Mountain climber. Tutte e due al massimo, 4 minuti così, in combo. E poi ci andiamo a fare un'oretta di corsa. Allora, fatemelo cercare. Workout. Tabata. Ok. Sempre la musica di prima. Ok, iniziamo con i burpees. Burpees e mountain climber. 1 e 1. Ok. Get ready. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Exercise. Ok. Cinque secondi. Mountain climber. 20 secondi. Dai. Exercise.
Forza. Exercise. Ok, e mi sa che abbiamo quasi finito. Hold down. Abbiamo finito. Bene. Bene, mi sa che oggi sono meglio gli allenamenti ad alta intensità, sono molto più avvincenti. Wow. Poi da ieri ho iniziato a mettere gli spicchi d'aglio fresco nell'insalata a pranzo, non vi dico che cosa mi viene su. Comunque mi fa bene. Bene, ora io adesso non farò stretching, ma lo farò alla fine della sessione. E non so se avete visto, per questo appello e per i locals, che appena si riaprono i parchi e ci daranno la possibilità di fare allenamenti in gruppo a distanza di sicurezza a Santa Maria delle Mole, qua a Marino, dove abito io, inizierò a fare delle lezioni di functional running e trail running. Vedete quelle montagne che abbiamo dietro? Quello è il parco giochi di Roma, dove gli appassionati di trail e corsi in natura vengono a godersi proprio il parco dei castelli romani. Io parto da qua, arrivo da casa, arrivo qua che in circa 5-6 km mi faccio tutto il giro del, vediamo se riesco a farvelo vedere, salgo più o meno da lì, mi faccio tutto il costone e arrivo su quella cima là in fondo, poi scendo che dietro c'è un'altra valle, salgo su un altro monte che sta là dietro che non si vede, che si affaccia su Vellete, si vede tutto il mare, le isole Ponziane, via dicendo, e torno indietro e riscendo. Tutto dovrebbero essere in tutto una cinquantina scarsi di chilometri, ma non è che dobbiamo fare tutto sto giro, basta, si parte da qua, insomma ci sono infinite distanze che si possono fare, estremamente panoramiche, belle. Poi il territorio qua lo conosco abbastanza bene dal punto di vista storico che geologico, quindi se abbiamo la possibilità di andare a correre insieme saranno delle corse turismo all'insegna della natura e delle bellezze che questo parco naturale dei Castelli Romani ci può dare. Ok, allora, avete gli esercizi di cool down, li conoscete, lo stretching lo conoscete, se volete fatevi anche voi un 40 minuti di corsa lenta, state sul 65% della FC max totale. Se non sapete qual è la vostra frequenza cardiaca massima, fate un calcolo così spannometrico, 220 meno età o 206 meno età per le signore, e calcolate il 60% con la calcolatrice, tutti ce l'abbiamo, 65%. Chi è meno allenato può anche fare una camminata, chi è più allenato corsetta leggera, e ci si vede domani per vedere un mio allenamento, che domani probabilmente mi sfonderò con i pesi, però vengo sempre qua, mi porterò la sandbag, se volete, non ditela a nessuno, ma se volete venire qua c'è un sacco di spazio, ci si può anche allenare a 10-15 metri di distanza l'uno dall'altro, tanto a 15 metri ancora ci si vede,
penso, spero. O se siamo in tanti, mi guarderete con la diretta, ci distribuiamo tutti lungo la spiaggia del lago. Ok, allora buona serata a tutti e alla prossima.